Ciao cari amici del progetto Ruskedius, siamo su VirtualBox e abbiamo installato una release di Ubuntu, l'ultima release che era 19.04. Siccome molti di voi mi hanno detto come va, come funziona, com'è l'interfaccia grafica, magari non l'hanno mai vista, allora, innanzitutto per vedere tutti i programmi che ci stanno, bisogna andare su questo quadratino e vediamo un po' programmi che ci sono all'interno, anche se ne ho installato qualcuno in più, nel senso, ok, ad esempio come programma ci può essere, che ne so, questo è un editor per fare programmazione. Proviamo a fare programma in C. Proviamo. Ci metto un commento per dire che c'è la licenza open source, eccetera, eccetera. Scriviamo la stampa. Print F. Ciao amici di anzi del progetto Ruskedius. Mettiamo la slash n così va a capo. Ok. Salviamo. Salviamo su documenti, creiamo una nuova cartella. Programming, scritto bene? Sì. Programming, un'altra cartella, C. Ok, lo chiamiamo, che nome gli diamo? Benvenuto? Ok, abbiamo creato cartelle, salva, ok. Allora, un attimino che ho sbagliato qualche cosa. Okay. Allora, compila, sta compilando. Come vedete, utilizzo la libreria CPP. Forse non vedete, facciamo CTRL più, se fa più grande il testo. Così vedete meglio. Una volta compilato, si esegue il sul terminale. Ciao amici del progetto Ruskellius, eccolo qua. Sono riuscito a vederlo. Faccio CTRL più più più. Guardate. CTRL più più più. E così vedete meglio. Ciao amici del progetto Ruskellius. Ok. Questa era un'applicazione facile facile. Poi allora, alcuni volevano vedere la console. Ecco. Non si vede la console perché sta in utilità. Clicchiamo, eccola qua. Come al solito gli ho detto CTRL più per farla più grande. Allora, che vogliamo vedere? Che tipo di release è? Un name Linux, sì. Mettiamo meno a, che significa all, cioè tutto. Gli dice che Linux, la mia partizione si chiama Pancrazio VirtualBox, la versione che è Ubuntu, che oggi è no, aspettate, che è stata aggiornata a settembre 2018, mi sembra. Nella versione 2019 è a 32 64 bit, scusate, ha la licenza GNU Linux. Ok, per togliere tutto si fa clear, che non è uno shampoo. Volete vedere i processi? PS,
Questi sono i processi attualmente in esecuzione. Ok. Volete vedere cosa c'è nella directory? Ecco, queste in blu sono le directory o le cartelle, come volete chiamare voi. Documenti, immagini, musica, scaricati, scrivania, modelli pubblici, Scratch e video. Se andate nella cartella Pancrazio, che è la stessa praticamente, vedete c'è le stesse cartelle. Aspetta, facciamo più piccolo. Ecco, hanno gli stessi nomi, se vedete. Per sapere dove siamo, PVN, no, di PVD. Ecco, siamo nella cartella Home Pancrazio. Come vedete, Home Pancrazio. Allora, vogliamo vedere come si installa un programma. Vedete, questa è la valigetta dove c'è l'Ubuntu Software. Si possono installare programmi. Allora, ci sono diverse categorie. Queste sono le principali. Ad esempio, se clicchiamo su giochi, escono tutti i giochi che si possono installare, la maggior parte sono gratuiti. Per esempio, possiamo anche prenderle per categorie, ad esempio, giochi arcade, di avventura, d'azione, bambini, blocchi, carte, emulazione, giochi di ruolo, di logica, sportivi, strategie da tavolo. Vediamo da tavolo che c'è. Scacchi, Mahjong, Tris, scacchi, Mastermind, Mahjong, vabbè, ce ne stanno un pochino, insomma. Allora, quando un programma è installato, ha il puntino sopra, qua. Quindi vediamo che questo è installato, facciamo avvia. Ecco, e si è avviato. Per sapere i programmi che sono attualmente in esecuzione, si va su attività, si clicca. Ci stanno queste due finestre, vedete? C'è il Software Center e il gioco che sta avviato. Vediamo un gioco avviato, può essere personalizzato su preference, mettiamo il colore del tappeto che ci preferiamo, invece di blu mettiamo verde per esempio, seleziona, ci seleziona verde, oppure viola, che ne so, torniamo al blu. Oppure ci mette la difficoltà. Questi sono più difficili, Mahjong. Poi questa è l'interfaccia delle tessere. Ecco, vedete. Mettiamo facile. Per esempio, si prende questa. Le due tessere simili si devono prendere in pratica. Questo c'è tre bandierine più vicino, no, non la vedo. Eccolo qua. Liberiamo questo. C'è questo qua con la rondine. La chiamiamo così. Vabbè. In pratica bisogna togliere tutte le tessere. In base a quali tessere si prendono, in quanto tempo lo si fa, si acquisisce un punteggio. Ecco, vabbè. Questo era per mostrarvi il Software Center, che molti dicono: Linux c'è pochi software.
no, non è adatto per l'utilizzo, invece non è vero. C'è un sacco di persone che utilizzano Linux e oltretutto non hanno virus e hanno delle prestazioni molto più alte perché i processi in esecuzione, come avete visto, sono molto pochi rispetto a quelli di Windows. Ok. Allora, questa è la parte didattica di scienze. Eh sì, c'è anche una parte dell'insegnamento di varie materie. Tra cui astronomia, chimica, intelligenza artificiale, lingue, matematica e robotica. Andiamo sulla matematica. Vediamo se ce n'è installato qualcuno già. Non c'è installato niente. Prendiamo uno che non ci vuole tantissimo da installare. Proviamo questo. Vedete, ogni volta che dovete fare un'operazione che è un po' pericolosa, vi chiede sempre se volete fare l'operazione. Quindi, a livello di sicurezza è molto più sicuro di tanti altri software. Allora, abbiamo questa specie di calcolatrice. Ok, l'ho fatta un po' più grande, però vediamo, facciamo un'operazione 81, facciamo la radice quadrata di 81 e 9, ok. Proviamo a installare un altro programma, questa volta lo facciamo. Di sviluppo, dai. Proviamo a fare un programma di sviluppo. Vediamo, facile facile questo. Vediamo sempre la licenza che è libera, quindi installiamo. Ci chiederà la solita password. No, non ce la sta chiedendo perché si è ricordato che stava c'è cioè che sta prima in pratica. Allora, questo è un editor per creare siti web. Dovrebbe agevolare chi vuole creare siti web. Allora, proviamo a vedere come funziona. Facciamo un'altra cartella qua. Aggiungi cartella. La rinominiamo web. Ok. Salva. Ok. Proviamo a fare aggiungi. Salviamo come. Salva come. Allora, qua dobbiamo salvare con index.html. Allora, dicevo, come prima tag si mette doctype, poi si aggiunge HTML. All'interno di HTML c'è head e body. Non ho chiuso add. Intanto vi saluto perché tra poco finisce il tempo. Se vi è piaciuto il tutorial, iscrivetevi a body. Iscrivetevi e se volete donare qualcosa, donatelo. Grazie per aver visto il video. Ciao ciao. Allora, all'interno, ok, mettiamo un commento.
Ciao.